Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con la 12ª puntata della serie Italia. Siamo qui al negozio per andare a prendere spandiconcime per i nuovi campi che abbiamo seminato e hanno bisogno, poverini, anche loro, dato un po' di frumento, soprattutto sul frumento serve un po' di concime, quindi andiamo a vedere qui il nostro Ioanni cosa ha a disposizione. Mamma mia, che camion! Ehi, dove è camerdario? Via! Ma, oggi! Ma... Buongiorno! Ma, amico, ti è tutto il Toretto? Se fate qua! Buongiorno, sono venuto a... Fammi un piacere, vai in drill, metti, siamo di cambiare la gomma e stupare! Mamma... Cagati, Marco! Per piacere! Vuoi fare un po' di luce? No. Bravo, fermo là! Che non cado più neanche al tappo della gomma! Bravo, là! Fermo lì! Allora, qua hai capito! Luce, bordello, sto battere! Sì, sono a Baimo! Marsa! Bravo! Là! Hai capito dove sei? Ma come ha fatto a scoppiare? Il tapin sarà qua. Arriva, qua il tapin. Qua, guarda, qua esiste, scusa, il tapin qua. Ma domenica mi sono super grata però. Va bene, dai. È un catar, grazie. Che cosa busa? Boh, ma capiriti, sarà che sono cascato in mezzo ai russi che l'altro giorno bevo acqua. Ah. Ascolta. Dimmi. Che fammo tirare sta camardaglia dentro questo pulito? Sì, dai che proviamo, dai. Dai, prova. Dai, aspetta, tira. Che non mi arrivi una camardaria sul naso. Dai. Allora, figa, cos'è? Che mai hai detto? Ma senti, imbattonio, senti che pacca. E mi tira, ti te mai, e voglio che mi va sul naso. Ma guarda che naso, è tutto rosso. Rosso. Mamma. Hai visto che ungia che mi ha fatto? Guarda. Dammi una mano, dai, per carità, che guarda da tirare i raggi dopo, che fa schifo, dai, che roba. E da fare la convergenza? La convergenza. Manca la campanatura. E dopo anche, mettiamo anche i pesetti perché corro massa forte. Dai, tira, dai. Là. Getto scuglierin che mettiamo sulla gomma. Aspetta, motore e scuglierin. E scugliero, quello da menestra, no, quello da caffè. Ah, buon, è quello grosso? Togli il menestro, sì. Ecco qua il canestro. È il menestro. Ah, pensavo al canestro! Sì, cosa giugumi! A basket? Sì, a basket. Ascolta, vabbè, dai. Faccio quei onde che ne ho tagliato due mesi. Terangito qua un attimo. Ma non vedi come fare col bazooka a buttare dentro la gomma con l'aria? Meno. Allora cosa ho detto? Giovanni, si sistema le gomme. No, mi qua ho solo carica batterie e ampuini e rollo. Ascolta, mi cavo via tutto, mi metto qua sul portapacchi e vado via col sercio, a posto. Vatti, scivoli. Ah, faccio numeri. Ascolta, E fermo qua, bombuetta, che abbiamo fuoco, cioè, blum, si fa vedere nei video. Ma ha avuto la mora? Ma no, dai. Mi stupare per l'aria, ascolta. Mettiamo tubeless. Go attaccare a fare il buso le mie carpe, coi. A PA e non si sposta mia tanta terra. Ah no? Di fatti vale come si c'è pa. E vado tutti in paga. Ghetto tempo? Sì, Sì, dai, potrei venire mezz'oretta, un'oretta. Grazie, dai. Così fermo un bel laghetto. Sento mia dove stagomi? No. Ghetto presente su per il monte qua che abita Boscolo. Signore, no, non mi è presente. Ecco, me ne go che sei su da strada della invece, conosci tu? Come si chiama? Menego. Ah, Menego, no. Menego, no. Menego. Giovanni, zio, Menego che sta su per attaccare gli alberi. No, Menego. No, Menego, se da capa parte canale. Ah, allora questo qua se... Menego, ha l'accento da che altra parte. Menego! Conosci te! Quello che si gioca ogni domenica sera! Sì, ecco, capito! Io conosci tu! No! Ma non sono del posto! Sì, del posto! Come fatto? Che lavoro fai? Sono qua, fo contadin! Ma quei campi tu o campi stalti? I campi mi! Ora ovvio che non ti conosci nessuno ancora! Vabbè! Ascolta! Come dammi un indirizzo!
un indirizzo della casa mia. Ma come no, cos'è un indirizzo? No, e ora l'albero de Cassia a destra. A cosa? No, è il biogas. Dai, che cosa? Sì, dai, più o meno avevo intravisto. Dite, beh, zuppa ferrovia. Sì. Andando verso su. Zuppa ferrovia parla... proprio su, sì, sui traversine. Bravo. Sui cosi, due che si sassi che ogni tanto è cartigenica perché butta, ecco. Va bene. Zuppa le acque si devono, no? Sì. Ecco. E ecco, ti arrivi in fondo. A certo punto te catti in cosa a segheria in teoria, cosa è la segheria là? Se impara sì, vedo tanti trocchi, sarà la segheria. E ti tiri dritto ancora, te catti una cosa, una scuderia vecchia. Ah. Vecchia vecchia. Ok. Una casa bella bella. Sì. E quella che sono io. Ah, bene. Vabbè dai. Ah, come che ti hai detto le indicazioni, mi sono perso. Vabbè, non te mia venire a venire io. Ti ho capito? Sì, sempre dritto sopra la ferrovia, prima... Quante carte il treno, mi raccomando, scansati. Sì, che c'è spazio per scansarsi. Dai, se ti salti, sì, se non ti salti, distendati. Vabbè, ok. Ecco, posto. Ma non vengo mia a pie, però. Ora non stai andando sui binari. Ti vieni tutti andare sui binari? Sì, ma bisogna venire a pie. Sì, come fa a venire a pie con scavatore? Ah, mi te vedo mai, mi venire con scavatore. Ascolta, stai a venire con scavatore, con i cingolini che te più pianeta, te come fare la strada di Giarine? Già, la strada di Giarine, vabbè, ok. Che sei strada di Giarine che costeggia dove che passa il treno? Va bene, va bene. Che sei molto caratteristica. Sì, ecco, ma che sei buse? Beh, in bicicletta va a costruire una gomma, fatti. Ah, beh, Va bene, dai. Non vogliamo cambiarlo. Ah, ecco, era, ecco. Dai, ci vediamo con pomeriggio. Sì, ecco, va bene, intanto vado in pianeo con questo mezzo sforzino. Fulvio! Ehi! Perché finito di tirarmi le cinghie del camion lì? Vai! Tu che sei l'FR? Passa giù l'FR. La trincia! La trincia! Perché stiamo FR? Ah, sì, là, sì, che c'è scritto, guarda. Guarda che macchine, ma queste macchine qua... Ci sei in esposizione, una fiera? No, praticamente c'è sta un acquirente che ha comprato la trincia, tutto mio quanto cugino la sta. E sta mio cugino. Suo cugino? Sì, mio cugino, molto scherzo, mio cugino. Ah, ciao. Ciao. Ti capito che famiglia. E ho sento dove devo portarle. Dove? Da mio cugino. È il biogas. Sì. Mio cugino. Ah, ma guarda, che se l'impianto sei attivo? Ciao. Le drio può partire, diciamo. Ah. E lei è mio cugino. Oh, sì, sì. Non capivo. E lei è il suo cugino, sì, perché sì. Non avevo mica capito. Di chi sei? È mio cugino. Suo fratello, no. Che ha detto. No, no, la mia... Tutto che è fratello? No, lei è il fratello di suo figlio, di cosa, fratello mio. Mamma mia, adesso stiamo parlando di parentele. Mamma, aiuto. Mamma. Lei è suo figlio, del fratello di mio magari, papà. Ma che ha sposato a figlio di Asia, della sorella, della moglie. No, è a cosa ne vuoi detta del zio del benzinaro che sta giù de là. Zio di Priper de là, sì. Coso, come si chiama quella? Adesso non so. Gino, Gino chiama, Gino. Gino. No, Gino. Tillo. Tillo. Attillo? Non era Gino. C de Carega. Sì. I limoni. L delle... Le... Beh? Le... Lumaca. Va bene, stiamo a perdere il spelling. Allora, spelling. Ma Fulvio sei vivo? Sì, sì, ma secondo me adesso devo cercare a L di qualcosa. Anche secondo me. E la cosa di comunque, Sì, sì, è basta che il pensi. Va. Tutto vuoto di acqua, Fulvio! Adesso si è offeso perché non abbiamo ascoltato tutto il spelling. Avevo un attimo di ictus. Di ictus. Posto, va bene, insomma, stiamo capendo. Se c'è qualcuno, insomma. Boh. Va bene, io dai. Possiamo andare. Fulvio. Saluti. E saluti, ascolta. E ora si vediamo ancora nel pomeriggio, sì? Sì, sì, ancora nel pomeriggio. Va bene, dai. Adesso che stiamo là. Ciao Fulvio, grazie. Mamma mia. Forte lei. Anche lei è una sagoma, Allora qua. Te può pareggiare anche la macchina? La macchina? Arriva qua. Ma qua, la mia macchina?
te me l'hai imprestato, mi te l'ho fatto tagliando gratis. Beh, ah, sì, non mi ricordavo neanche più, mamma mia. Messo su qua, su caro ponte, è a posto? Fatto, gli era a posto, sì, niente di trova niente di... Chi c'è che sono? Chi che sono? Taletti, ah, il Fulvio è la tromba. Mamma cari. Gianni! Orco, cosa galo, dimmi! Sei mesi qua! Ah! Sì, sei qui mesi! Come un sacco di semenze? E che te cosa sei? C'è sta il camionista e ha sbagliato. Fatto a curva. Dove sei a curva? Siamo dritti qua. No, oh, dai, sei guarda. Se curva. Va bene che mi ha cavato patente perché bevevo, ma ho bevuto anche l'altro giorno. Sì. Questo è l'inizio della curva, come fa a perderla qua? Venga su da che altra parte. Ciao. Va bene, dai, vado a casa. Ciao. Ciao. Ciao, Fulvio. Mamma mia, oh. Mamma. Che roba. Dove eravamo rimasti? Guarda che macchine. Mamma, guarda che macchine. Hai avuto, Marco? Sì, adesso non c'è moneta sufficiente. No, mi serve spandi concime che ti avevo chiamato perché volevo buttare un po' di concime sul frumento. Ho seminato frumento l'altro giorno. Seminatrice nuova, è un spettacolo, Funziona? Spettacolo. Bene, sono felice. Via, guarda, facile da regolare. E fatto due conti, chilogrammi, etero, questo e quello, impostato il numero più, guarda, è tutto bastava, intuitiva, bastava solo andare dritti. Allora spendi concime qua, spendi concime, io ne ho tre qui in casa, se vuoi. Tre? Sì, ho questo qui che è aggancio a tre punti, sì, e tiene sui 3000 litri e fai una larghezza di 42 metri. Mamma mia, anche troppo, sì. Poi ho gli altri due. Ah, solo fertilizzante quello lì, Sì, per il momento un po' di concime. Aspetta che spengo anche il camion. Guarda perché... belle bottiglie di servo, John. Magna. Belle queste. Una ne ho in consegna, Marco. E l'altra devo scaricarla qui per metterla in esposizione. Ti interessa? Ciao, dato che le hai così sopra il camion, se mi fai un buon prezzo, veramente buon prezzo, non te la faccio neanche scaricare, me la porti direttamente? Può fare? Allora una la segno per te? Allora. Una segnala, sì, però fai buon prezzo. Non ti preoccupare, ti ho sempre trattato bene. Esatto. E... in omaggio c'è anche la cisterna. Ottimo. Prodotto quello di buono. Tu non devi scaricare dal camion due volte. E io ho il buon prezzo. Meglio di così. Cosa... Vedi. Per cui questo camion qui resta qui fermo, pronto per la consegna. Esatto. Gli altri che dicevi dove. Eccoli qua. Ma sono grandi questi. No, dai. Però il Bredal ad esempio ti spande anche la calce. Sì, ma al momento devo ancora far analizzare i terreni, no. Siamo proprio all'inizio, abbiamo due campi. Casomai facciamo così. Sì. Se proprio viene uno che te lo compra, mi fai un avviso. Va bene. Che magari faccio una controfferta, oppure te ne ordino uno. Però dai, intanto porto via quell'altro. Ok, comunque non c'è fretta, cioè. Sì. No, perché tanto per due campetti questo qua vedrai che va bene, poi. Questo qui è nuovo che... di palla. Io mi ricordo di solito tenevo separato concime e calce perché dopo ci impolvera tutto in un casino e allora. Sì, effettivamente. E te lo sgancio. Scarica qua che lo agganciamo. Mamma mia, speriamo. Quel trattore lì. Speriamo ce la faccia, perché sono venuto con questo, ho detto spandi concime, pensavo quelli, sai, a cono io. Siamo all'antica. Adesso questo qua. Mamma mia. Marco. Ma. Guarda che rompi tutto, Sì, ma. Pesa? Vediamo. Cioè, sì, pesa. Russa. Russa sì. Lo rovini così. Vuoi che te lo porti insieme con. Meglio, se c'hai spazio. Vediamo.
Hai la possibilità di scaricare una cisterna te? Casa? Eh? Che senso? Se lascio qui in il negozio muletto. Il muletto. Oh, sì, scarichiamo noi in qualche modo. Allora ci sta anche lo spandiconci. In qualche modo facciamo. Bene, bene. Ascoltami, a titolo informativo. Occhio. Per caso può interessarti un po' di questi attrezzi? E siccome ho fatto l'ampliamento dello shop. Anche ciò. Eh sì, perché qua bisogna fare le però cose grandi. Però dobbiamo disservare qua, guarda che roba. È ancora in fase di allestimento. L'attrezzatura per fienagione. Oddio, potrebbe essere molto utile perché adesso la stalla dei maiali sono sicuro ce l'abbiamo, e anche quella delle vacche. Quindi se abbiamo vacche e maiali, qualcosina comunque serve, soprattutto per le vacche. Qualche ballone tra paglia e fieno, qualche erba, in qualche modo. C'è sì, bisogno. Comunque, perché siccome lo comprate uno stock, diciamo, e le vorrei vendere stock, per cui se prendi anche l'attrezzatura per fienagione in surplus c'è anche questa. L'ho messa qui in disparte. Ah, che bella. Però qui alzo le mani, devo revisionarla. Ah, però dai, non sembra messa malluccio da fuori così a primo impatto. Da fuori no, il problema è bisognerebbe farla girare, magari vedere la pompa se... Sì, magari cambiare tutte le canne, compressore, cuscinetti, giunti, freni, due, tre cosette. Vabbè. Il cardano è nuovo, eh. Sì, vedo. Si vede che con le normative nuove lo hanno dovuto cambiare. Ha ancora le crociere gialle. Vabbè, allora. Qua è nuovo. Vabbè, ascoltami, allora stiamo d'accordo così, sì, e io dai. Ti consegno. Io adesso vado a scavare a giardino a quell'altro là. Ah, auguri. Adesso vedo la bella. Ascoltami, se per caso ci sono problemi lì da Fulvio, chiamami pure se ti serve attrezzi o cose. Mi ha detto che devo scavare un laghetto. Ma sai te. C'era da sbancare 30 centimetri. Ma il laghetto? E gli ultimi? Cosa deve fare? Lago. Deve fare un laghetto per mettere dentro le carpe per i putini. Come minimo deve andare sotto 4-5 metri. Mamma mia. Lo sbracci tutto quel scavatore lì, Mamma mia. E che non ti serva anche la pedana per andare giù. Ti devi fare lo sbancamento più giù. Devo fare il presbancamento dopo andare giù e si manca a portare fuori a terra. Mamma. E te lo metti là con la balia. Farò una rampa, andrò indietro giù col camion, carico, porto su. È così con l'Audi il camion, no? Sì. Dai che vado a vedere. Ascolta, quando è che ti trovo a casa? Adesso, perché adesso io torno a casa. Vuoi che faccio un salto? Dai, fai un salto che facciamo subito, che così ci togliamo l'impegno. Bene, allora partiamo insieme. Aspetta, devo caricarla, mi ero dimenticato. Io mi invio intanto. Va bene. Non mi ricordo più dove c'è l'uscita, bene, ma però. Di qua! Occhio! Che botta! Ciao, cosa mi son perso? Sono andato via un attimino a fare delle cose e... Cosa? Senti? Sì? Guarda!
Wow, guarda, no. Visto? Data. Bellissimo. Addirittura 2 rotatrici qua. No, una solo è per noi. Ah, ok, per la strada. È in omaggio, giusto? Esatto. Ottimo. A un good price. Sì, come il tuo solito, braccino corto, frettine tirate, oh, eccetera. Eccomi qua. Affari, affari, ci chiami. Ehi là. Ribongiorno. Buongiorno. Scarico. Sì, scarica. In velocità. Hai visto che ho... pistola. Che c'è stato anche il muletto? Ciao. Un po' di studio tecnico. Sì. E si vede subito cosa. Dove lo mettiamo? Ah, mi dite qua intanto, qua vicino a siepe, poi agganciamo subito su un trattore che andiamo subito a. E il concime lo hai? Sì, sì, ho 2 sacchi. Bom, bom, bom. Sì, sì, ci ho 2 sacchi, bastano per ora. No, Franz, no, troppo piccolo. Perché, Franz? Beh, io provo, non si sa mai. No, no, no. No. Vabbè. Troppo, troppo. Ero abituato... Ero abituato con un vecchio che faceva danni, allora... Siccome ho visto che hai i capelli grigi, mi hai confuso. Sì, me ne sono tinti ieri. Ma perché? Così volevo provare a vedere com'era. Ma guarda che roba. Non è male, dai. Come sembri vecchio adesso? Secondo te... Cioè, no, che prima fossi sarebbe... giovane, ma... Ma se sono giovane... Sì. Ah, per te. Dagare 50 anni per gamba. No, no. Ho 8 di rotrice adesso. Deve averne 150. Ho 8 adesso. Ah, mi sa che qua. Ho 8, pian 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 pian. Ho 8, mamma mia. Ma se no scarichiamo col trattore. Ormai. Mamma. Pianetto, mamma, mamma. Oh, cosa è successo? È muetto fuori dai pedane. L'ho visto. Vediamo se. Dai, indietro. Mamma. La pende, però. Mamma, che rischio. Aspetta, che poi un trattore va, che facciamo prima. Oh là. Avevo già visto tutto per terra, muletto, rotatrice. No, è tutto calcolato. Sai come funziona questa? Sì, sì. Perché io non lo so. No, sì, si apre, dopo bisognerebbe avere i sensori. I liquidi, che qua fai la mischia. Ah beh, sì, qua sì. Metti Hai su. Capito, Marco? Guardami. Fai la mischia, No, dobbiamo fare il distillato della casa e dopo lei si gestisce i dosaggi. Comunque bisognerebbe avere anche i sensori sui trattori per avere una diserbatura, sì. 4.0, esattamente. Comunque la capacità è di 1200 litri. Sì, ma più che sufficiente, perché sicuramente fa... Cosa fa? 10-12 metri almeno. Questa? Questa fa 24 metri. Quanti? 24. Ullala. Vabbè, è vero, perché 1, 2, 3... E ha 4 sbracci per parte. 12-12, sì. 24. E puoi usarla anche per fertilizzare i campi. Col concime liquido. Ah, ecco. Beh, adesso ho appena comprato spandi concime e lascio che butto fuori il concime. Sì, ma sai... Nel caso, ma di fare qualche trattamento, sì. Qualche trattamento. Oppure toccando ferro, dovesse rompere un'elica del spandiconcime. Mamma mia. Tutti fogliare, no? Subito portare Iella. Vabbè, Iella no. Vabbè. Ti ringrazio intanto. Ti mando la fattura a casa, sì. E siamo a posto. E poi siamo a posto. Ah. Ottimo. E ti ricordo che... No, niente, a posto. Basta. No, a posto. Fine. Ho sbagliato cliente. Ok. Saluti. Ciao, Marco.
Dai, vuol dire canciamo spandiconcime che andiamo a concimare il frumento dell'altro campo. Oh, va bene. Prende quello spondo sulla testa. Occhio, spostati, spostati, fermo! Andare avanti, no, potrei girarti alla testa e autisti. Ma vedi, vedi che mi dai sempre fretta. E il muletto? Ah, lascio qua, mi serve un muletto. Madonna, se la ricordare il muletto. Mi dai fretta. Devo aspettare che porta via il muletto. Udir, avanti! Ma in mezzo, come faccio ad agganciarlo? Ma sì, ci passi qua! Sì, e dopo... Ma eravamo in mezzo alle scatole anche. No, ho sbagliato. Ma mi rubi il camion? Voleva salire per girare il calendario. No, lo sai cosa? Marco, ti do il consenso di salire nel mio camion. Lo sai perché voleva salire? Perché? Guarda cosa ho messo nel cruscotto. Occhio. No, ben. Adesso c'è uno. Ma che buon. È troppo che te allora. Guarda. L'ho visto prima e tutto. Ho tutto proprio piccolo. E te lo sai croissant. Bene. Dai, uno bacio, dai, per stavolta. Dai, buono ciò. Tieni. Grazie. Ma che buono. Sono freschi. Mamma mia. Sì, sono fatti da Fulvio. Oh, buoni, ottimo. Saluti. Grazie, ciao. Ludi. Sì, ma abbassa, se no non ci arrivo coi sacchi qua. Dammi una mano. Dai, questi sicchi. A posto. Vediamo se funziona. Cosa fai? Sì, funziona. Funziona. Fanno male i cosi qua con i pallini di co. Basta. Mi fermo. Via, mi fai, fai male. Fai gasolio a Cipria là che dopo. Quale Cipria? Cosa? Cosa tiri fuori? Cos'è sto Cipria? Cipria è il nome del camion. Ah, pensavo al gatto di mia nonna anni fa. Ma che gatto della Cipria. Nonna? Fai gasolio a Cipria, è lo scavatore che deve andare a scavare un laghetto. Ma Cipria qua è pieno. Va bene, controlla che ci sia tutto. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Adesso andiamo a dare qua, mi sa che non diamo tanta roba se facciamo sta fine qua. Oh. Però Pisucchia forse devo caricarlo un po' meno. Un dubbio sulle ruote larghe. Vedere se pista o non pista qua. Se dobbiamo cambiare. Dipende se la cultura è cresciuta tanto o poco. No, dai, è appena giusta. Allora sei a posto. Pesti poco, dopo la pianta cresce comunque. Aspetta, perché questo qua fa tanti metri, megadito. Ok, vicini. Fai casini. Diamo una sconcimata. Ho tutta la pelle con i puntini rossi per colpa tua. Vedo l'eritema come i bambini neonati. Ah, è come avere la varicella, tutti i puntini rossi. Le braccia, ma che roba. Sembro Pimpa. La girata di qua. Qua incrociamo un po'. E dall'angolo, l'angolo. Ehi, parti qua. Cosa dici? Diamo una concimata anche alla soia che non fa male. Ah, butta, va bene lo stesso. Diamo un po' di potassa, un po' di zolfo anche là. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ci vediamo nella prossima puntata dove andremo a scavare il laghetto. Intanto buttiamo fuori un po' di concime e aspettiamo che crescano le culture e poi iniziamo con le prime trebbiature, diciamo, a ciclo completato. Anzi, prima delle trebbiature bisogna tirare via 2-3 alberi qua.
assolutamente.